Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Come potete vedere qui dallo sfondo, come avrete potuto leggere dal titolo, siamo qui a Léger. Giant ci ha invitato per la presentazione di una nuova e-bike, la Rain E. Si aggiunge alla linea di bici a pedalata assistita della marchio Giant. Questa bici è veramente enduro, ruote da 27,5, travel veramente abbondante, abbiamo 170 mm all'anteriore e 160 al posteriore, telaio completamente in alluminio e motorizzazione Yamaha by Giant. Nuovo sistema, due sensori in più, uno per quanto riguarda le accelerazioni che il rider dà e uno per la pendenza, quindi un sistema un po' più predittivo per quanto riguarda l'utilizzo, e un montaggio, per quello che abbiamo testato noi, veramente top di gamma. Ma entriamo subito nei dettagli di questa Giant Rain E. Parliamo un po' dei dettagli di questa Rain E. Come potete vedere, le forme di questa nuova Giant ricordano molto quelle della Trans. La linea è un po' la stessa, ma le caratteristiche, fidatevi, sono ben diverse. L'animo di questa Rain E è davvero enduro estrema. Abbiamo un angolo sterzo di 64,5 gradi, quindi molto aperto, un reach che arriva a toccare quota 470 mm in taglia L, e offset forcella ridotto con 170 mm di escursione all'anteriore, rendono questa bici veramente molto aggressiva e adatta a percorsi davvero tosti. Angolo sella invece di 65 gradi, quindi molto verticale, ci permette di essere molto efficaci, di essere aggressivi senza dover lavorare troppo su quello che è il bilanciamento dei pesi in salita. Il motore ovviamente dà una grossa mano in questo senso. Il cuore pulsante di questo telaio è appunto il motore Yamaha Cinch Pro by Giant. Motore che è stato aggiornato ovviamente, sono stati aggiunti due nuovi sensori, uno accelerometro che permette di sentire, tra virgolette, alla bici quello che sono gli input provenienti dal terreno e dal rider appunto, e un sensore di pendenza. Quindi il motore sa che tipo di salita sta affrontando o che tipo di discesa ovviamente. La rumorosità è stata diminuita e il numero massimo di pedalate è stato aumentato fino a 170 pedalate al minuto, quindi qualcosa di davvero irraggiungibile quasi, o almeno dalla totalità dei rider, davvero un regime davvero altissimo. Batteria da 500 watt-ora, integrata perfettamente per quanto riguarda le forme del telaio. Abbiamo una aletta nella parte bassa magnetica che permette allo sporco di non entrare, e come potete vedere la forma del telaio è perfettamente arrotondata nella parte bassa per non incorrere in graffi o rotture quando andiamo magari a colpire qualche detrito nella parte bassa. Per il resto abbiamo telaio completamente in alluminio, ruote da 27,5, ma ve l'ho già detto prima, escursione posteriore di 160 mm. Montaggio, quello provato da noi qui, che vedete, è il top di gamma, 7.500 euro dovrebbe essere il prezzo, spero di non sbagliarmi. Davvero ben oculato, ben strutturato, sospensioni di livello, abbiamo una Fox 36 Grip 2, davvero idraulica perfetta, si può cucire addosso a qualsiasi rider, come anche l'ammortizzatore. Fox X2, sempre performance factory, quindi è possibile regolarlo in qualsiasi ambito, sia per quanto riguarda le compressioni che per quanto riguarda il ritorno, e ovviamente anche nella parte della camera dell'aria. Ruote 27,5 in carbonio di Giant, montate con gomme Maxxis. Qui scelta ottima di Giant di montare un iRoller 2 da 27,5 x 260 pollici di sezione, quindi largo ma non troppo, quindi evitiamo l'effetto deriva di una gomma plus, ma abbiamo la performance e il grip di una gomma larga sezione. Carcassa double down, quindi molto resistente per l'utilizzo gravoso che si fa con una e-bike, soprattutto per quanto riguarda il peso, mentre invece all'anteriore abbiamo un DHF sempre da 2,6 pollici di sezione con mescola max grip. Freni, restiamo in casa SRAM con gli iCode, 4 pistoncini. Menzione particolare va fatta per i dischi, abbiamo all'anteriore il disco da ben 220 mm, davvero potenza frenante incredibile, basta sfiorarlo per rallentare tantissimo. Anche qui, nota personale, devo dire che avrei preferito le dimensioni invertite, quindi al posteriore 220 e all'anteriore 200,
giusto per avere un po' più di potenza al posteriore, perché io tendo sempre a regolare la velocità soprattutto con un e-bike e col posteriore, quindi tendo sempre a rimanere un po' puntato col freno, mentre invece l'anteriore lo uso per le staccate molto molto potenti, quindi necessito sempre di avere un po' più di potenza, un po' più di resistenza soprattutto al posteriore, ma questa è solamente una nota personale, una piccolezza. Trasmissione, anche qui nota particolare, perché abbiamo una trasmissione completa XO One Access, quindi wireless, davvero una saetta velocissima, precisa e ovviamente senza cavi, e questo aumenta quello che è la pulizia d'insieme di questa bici, rendendola estremamente bella e affascinante. Reggisella, anche qui abbiamo un reverb access, quindi nessun tipo di guaina che va al manubrio, velocissimo anche qui il comando e ovviamente pulizia d'insieme, ripeto ancora una volta, ottima. Possiamo parlare anche del resto dei componenti, abbiamo sella Giant, come anche il manubrio, attacco manubrio, manubrio da 800 mm con 20 mm di rise. Parlando invece delle sensazioni, posso dirvi che questa bici, dopo una giornata qui sui sentieri di Leger, non abbiamo quasi mai girato in park, abbiamo girato sui sentieri naturali qui attorno, roba davvero tecnica, tosta, tornantini sullo stretto, polverosi, radici e rocce. Sembra che la Ring sia fatta apposta per questo tipo di terreno. L'animo di questa bici è davvero enduro, si può spingere forte, il carro maestro lavora tantissimo e come gli altri giornalisti anglofoni hanno soprannominato questa bici, soft, la bici soft, davvero è morbidissima, si può passare sopra qualsiasi cosa dritto per dritto senza nessun tipo di problema e quindi fare velocità davvero elevate. Ovviamente anche in salita si riesce ad andare abbastanza bene, la bici scala salite anche molto impervie senza nessun tipo di problema. Mi è piaciuto molto il carro maestro, che lavora molto bene con l'ammortizzatore X2, sappiamo tutti che l'X2 non è un mostro per quanto riguarda il bloccaggio, però devo dire che è stato fatto un bel lavoro di idraulica e anche per quanto riguarda la curva di compressione, da totalmente aperto la bici non affonda e c'è sempre quel bel sostegno che ti aiuta ad affrontare anche salite molto impervie senza accusare troppo. All'anteriore ovviamente la forcella lavora egregiamente, 170 metri di escursione sono tantissimi, sono le ruote da 27,5, mi è piaciuto molto il feeling delle ruote in carbonio unite alla gomma di ampia sezione. Ovviamente non sono uscito troppo con le pressioni perché trail nuovi, bici nuova, non volevo incorrere in forature, ma devo dire feeling davvero molto positivo. Ovviamente, come vi ho appena detto, questa bici ha un carattere molto enduro, quindi molto estremo, quindi richiede una guida o una guida molto aggressiva o una guida che vuole essere tranquilla, comunque non avere troppi problemi sullo spaccato. Quindi questa bici la consiglio a chi vuole spingere forte, a chi ha tanta manetta, magari chi vuole fare delle gare con le bici a pedalata assistita, oppure a chi vuole godersi le discese senza troppi problemi, quindi magari anche un neofita che non se la sente molto su trail molto difficili o molto ripidi, con questa bici vai tranquillo, che anche sullo spaccato e sul ripido più estremo hai sempre quella sicurezza in più. Se invece cercate una bici un po' più trail, un po' più giocosa, volete godervi un po' di più quello che è il trail riding vero, magari la Trans potrebbe essere la scelta ideale per voi. Per il resto, purtroppo abbiamo utilizzato questa bici solamente per un giorno, io ve lo dico sempre, in un giorno di riding su sentieri nuovi con una bici nuova non si può capire una mountain bike al 100%, noi cerchiamo sempre di fare il più possibile e di capire il più possibile, ma è veramente difficile. Speriamo di avere questa bici in futuro per un test completo. Intanto ringraziamo Giant per averci invitato qui a Leger, vi invito a commentare, farci sapere cosa ne pensate, se avete delle domande, dei suggerimenti o volete solamente farci sapere cosa ne pensate di questo video, commentate qui sotto. Se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al nostro canale YouTube di MTB Calta, attivate la campanella così riceverete tutte le notifiche dei video in uscita e vi aggiorno perché ci saranno un sacco di novità in arrivo presto sul canale. Per il resto noi ci vediamo alla prossima. Ovviamente qui sotto trovate anche il link per l'articolo completo della nuova Giant Ring E, dove troverete anche gli altri modelli in gamma, tutti i prezzi, tutti i dettagli. E noi ci vediamo alla prossima e ci vediamo sempre su mtbcalt.it.